Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video dal Lago Maggiore. Sono con Corf, secondo giorno con Corf e oggi abbiamo diverse cosine da fare, sempre qui in zona. Poi stasera rientro ad Amsterdam. Non ho tantissimo tempo in questo momento, ma volevo comunque iniziare questo vlog, quindi lo farò mentre mi trucco. Ieri è stata una giornata veramente meravigliosa. E mi è piaciuto sia tantissimo l'organizzazione dell'evento, di tutte le cosine che abbiamo fatto, ma anche il team del brand, tutte le ragazze invitate, devo dire, sono state simpaticissime, ci siamo trovati veramente, veramente bene. Quindi sono contenta di passare un'altra giornata con loro oggi. Ho applicato naturalmente la protezione 50 sotto il trucco e poi la riapplicheremo durante la giornata e vado ad applicare poi la crema Corf anche sul corpo. Ci hanno regalato un sacco di cosine del brand e sono molto curiosa di provare questo brand perché a parte qualche prodotto qua e là non ho mai provato i prodotti di questo brand, quindi, e mi hanno regalato un sacco di altre cosine che non sono riuscita ancora a spacchettare, ma le spacchetteremo magari stasera quando arriviamo a casa, perché pensavo di essermi svegliata prestissimo alle 8. In realtà ci ho messo una vita a prepararmi, quindi non voglio skippare la colazione, manca ancora mezz'ora in realtà, ma dovrei farcela. Io sono una dormigliona e la mattina non voglio mai alzarmi, ma quando sono in hotel non voglio neanche perdermi la colazione degli hotel, quindi dovrei farcela. Comunque, ragazzi, il caldo che sta facendo in Italia è una cosa veramente, veramente mortale. Cioè, arrivare, vi giuro, da Amsterdam ieri è stato uno shock. E mi sono vestita nel modo più fresco possibile, che fa tipo più caldo qui sul Lago Maggiore che 10 giorni fa in Sardegna. Non so come sia possibile, ma è decisamente più caldo qui al nord. Infatti voi probabilmente non lo vedrete, ma ho i baffetti che cominciano già a sudarmi perché sono passati 7 mesi da quando ho fatto l'ultimo Botox e devo rifarlo, altrimenti il labbro, come sapete, mi suda in un modo imbarazzante, ma ho già preso appuntamento per la prossima settimana, perché prima di andare in Italia col mio ragazzo devo assolutamente, assolutamente rimediare a questa cosa, perché veramente non la sopporto, quindi mi sa il 28 l'appuntamento ad Amsterdam. Ok, ragazzi, sono pronta, vado subito a fare colazione perché ho fame. Eccoci qua, non ho filmato la colazione. Ma super super emozionante, siamo passati per la Svizzera per la prima volta in vita mia, quindi posso dire di esserci stata, anche se insomma, visto solo dalla macchina, abbiamo fatto un pezzettino passando per la Svizzera e poi siamo ritornati in Italia e vi faccio vedere lo spettacolo che ho davanti ai miei occhi in questo momento. Abbiamo fatto anche delle fotine qui con il fotografo e questo è il lago di Lugano, meraviglioso. La luce è fortissima perché il sole è proprio sopra di noi, quindi non si vedrà benissimo, ma spero si possa capire quanto è bello il nostro paese. Ripeto, siamo in Italia in questo momento. Stupendo. Sono solo 10, ok, è vero. Dove si trova il termine di questa stradina acciottolata? Di fatto Oria è una frazione della Valsolda, che è questa terra magnifica che state apprezzando, adagiata lungo le sponde del lago di Lugano. Siamo a 2 passi dal confine, voi siete arrivati Sì, dalla ma noi Svizzera. adesso siamo in Italia però, Siamo in Italia, giusto? e siamo il primo borgo Ah, ok, italiano. infatti mi Subito chiedevo. dopo Oria, frazione di Oria. E siamo in questa terra che è stata resa celebre dallo scrittore Antonio Fogazzaro, scrittore che qui è vissuto in questa dimora e qui è ambientato il suo romanzo più popolare, Piccolo Mondo Antico. Non so se lo abbiate mai letto, magari lo conoscete soltanto dal titolo, ecco. Grande classico della letteratura italiana dell'Ottocento, le vicende sono quelle di Franco e Luisa, una coppia, e la piccola Ombretta, la loro figlioletta.
tutto si svolge qui, quindi c'è una grande corrispondenza tra i luoghi reali e quelli immaginati, ecco, dal Fogazzaro. Il tutto ambientato nel 1800, quando questo territorio era occupato dagli austriaci. Ecco, memorizzate questo angolo, vi faccio notare anche il pino marittimo lì nel giardino L'Orto di Franco, perché fra poco vi mostrerò una foto che è stata scattata qui nella seconda metà dell'Ottocento e rivedrete questo angolo, questo scenario cambiato pochissimo. Bellissimo. Questo zio Antonio lascia la villa negli anni 60 a Giuseppe, che è stato l'ultimo proprietario. Giuseppe Roy, il marchese Roy, l'ultimo proprietario. Il marito della figlia. No? Pronipote di Antonio Fogazzaro. Che giri. È molto, sì, complesso. Potremmo anche dire che il Fogazzaro era il bisnonno dell'ultimo proprietario. Sono libri attribuiti in parte, alcuni sono degli Antonio Fogazzaro, rispecchiano le sue passioni, altri libri invece li ha raccolti Roy nel corso della sua vita. Sentite di aspettare il vostro turno lì e di avvicinarvi, non entrare, ecco, potete sbirciare, però vi consiglio di passare ad uno qui perché altrimenti vi incastrate anche lì. Chi vuole nel frattempo può entrare anche a vedere il bagno Roy, che è caratterizzato con i giochi dell'oca alle pareti, ecco, del bagno abbiamo questi giochi dell'oca. E sono vestiti? No, vabbè, per non avere armadi ha creato queste nicchie in cui si può effettivamente entrare ed è una cabina armadio. Abbiamo soltanto come suoi abiti gli impermeabili che vi ho fatto. Sì, direi di sì, per una casa tutto sommato di vacanza. Ma la doccia là non c'era, non aveva la vasca. C'era la vasca, questo è un racconto del nostro custode Giorgio, ex custode. Stona, effettivamente si stona un po'. Lo giustifichiamo in questo senso, Ronnie muore a 85 anni. No, ma che bello questo bagno. Scusa, bisogna caso di un No, vabbè ragazzi, è tutto rosa, adoro. Sì. Vedi questa attenzione, questa ricerca per i dettagli, guardate il copiletto, il donato alla mantovana, al tessuto della famosa. Ogni camera con il segreterio degli occhi poteva anche i tempi attuali, ecco. Libere, ma quanto era alto? Qui invece abbiamo un salottino con le pareti di imparatici. Wow, io adoro. Abbiamo la raccolta di articoli, comunque altarini, oggetti di d'arte sacra, tutti realizzati dalle suore nei conventi, recuperando i materiali. Carta pesta, carta stagnola, anche le carte, quelle dorate, argentate, dei cioccolatini, delle caramelle. Era quella bravura delle suore nel lavorare queste carte ed abbellire gli altari per farli apparire oggetti preziosi, magari realizzati. Questi messaggi non li ha lasciati Antonio Fogazzaro, ma i suoi amici, gli ospiti. No. Lui aveva l'abitudine di scrivere nel legno. anche gli amici, perché finché lo fa il padrone di casa va bene. Ma qui per di più sono stati gli ospiti. Siamo a pranzo, questa mega tavolata. Il ristorante si chiama Luce, siamo a Villa Panza. Prima pranziamo e poi la visitiamo. Questo è il nostro menù, abbiamo diversi antipasti tra cui scegliere, diversi primi e diversi secondi. Come ben sapete io e i miei gusti alimentari assurdi, degli antipasti non mi piace nulla, quindi ho preso solo un primo. Arrivato il mio primo, che sono degli spaghetti all'albume con cacio e pepe. Non li ho mai assaggiati all'albume, interessante, ma... il profumino non è niente male. E si è chiusa la porta. Quindi è rimasto. E ovviamente bicchiere di prosecco, in realtà un franciacorta. Non è recuperato. Cioè, come punizione. E naturalmente c'è sempre spazio per il dolce, quindi ho preso la crème brûlée.
Perfetto. Buono. Tanti auguri a Manuel, tanti auguri a te. Auguri. Questo giardino che è un grande giardino pianeggiante, creato modificando proprio morfologicamente questo luogo, perché in realtà siamo sulle colle inizierei dal piano terra, cioè dalle tue stanze. Giulia, ok. Ragazzi, questa ve la devo dire, ve la devo presentare, questa è Margherita di Corf. Ciao. Lei si occupa, mi dicevi, sviluppo prodotto del make up Corf. Ecco, quindi voglio dire, abbiamo qui una persona importante. Ma la cosa più bella è che è una mia follower da 10 anni. Cioè, ci rendiamo conto? Sì, sì. E mi ha colpito particolarmente. Seguito tutti i tuoi passaggi di vita. E sei super fan di Gatto Dama e Gatto Stellina? Sì. Io adoro, perché mi chiedete sempre come stanno i gattoni. E però mi ha emozionato particolarmente che mi dicevi che comunque il mio canale è stato uno dei, insomma, dei primi canali di make up che ho iniziato a seguire. E tu soprattutto eri una prima delle tra le italiane. Vero, è vero. Perché c'erano del paleolitico, insomma, all'epoca. È vero. E quindi poi vedi, sono finita a fare make up e ci siamo incontrate. La vita è bellissima. Siamo qua insieme. Poi abbiamo fatto una visita guidata di questa villa, che si chiama Villa Ponza. Non so se ve l'ho detto o no, saranno i 2 bicchieri di vino. Comunque è stupenda. E questi giardini sono giganteschi. Io innamorata veramente, anche se la villa che abbiamo visto stamattina, quella con la vista sul lago, che stava proprio sul lago, mi ha catturato il cuore. C'è una cosa incredibile. Ma anche qui è stupendo. Purtroppo non abbiamo ancora tanto tempo, dobbiamo ripartire, ma è stata proprio un'esperienza bellissima. Sono in aeroporto, ragazzi, spero riusciate a sentirmi, in realtà non in aeroporto ma fuori dal gate, stiamo andando verso l'aereo e sarà la prima volta che volo con Ita Airways, quindi sono molto curiosa perché ci tenevo a provarla. Siamo una mezz'oretta in ritardo, ma spero vivamente che il pilota riesca a recuperare il tempo in volo, anche perché non vedo l'ora di andare dai gattoni. Ci siamo quasi. Non ho filmato tantissimo in realtà dopo l'evento, perché sono veramente veramente stanca. Ok, Ita Airways, abbiamo stabilito che ha i sedili più stretti al mondo, anche di tutte le low cost che io abbia mai visto, perché sto seduta normale e le mie ginocchia toccano letteralmente il sedile davanti. Cioè, questa cosa è assurda. E chi c'è qua? E chi c'è qua? Ciao amore mio, anche tu mi sei mancato tantissimo. Eccomi a casa con i gattoni. Bubu, mi sei mancato tanto, Bubu. Gattina, gattina, vuoi le coccoline? Tu che scappi sempre? No, forse. Non sei tanto sicura? Ipetettina, ecco, se ne va. Solita gatta stella, lei è così, lei è così. Ti dà un secondo di attenzione, quella è già troppa. Invece Gatto Demon non mi molla mai. La mia ombra, il mio Bubu. Sì, mio amore mio. Quindi mia family, io e Gatto Denver vi diamo la buonanotte, perché volevo darvi la buonanotte, ma Gatto Denver non la smette di miagolare, quindi devo stare qua con lui. Non devo assolutamente mollarlo fino a quando vado a nanna, perché ha bisogno di tante coccoline. Mio piccolo Bubu. Si allontana e continua a miagolare. Gatto Denver è una cosa incredibile. Mia family, è tardi, io adesso mi strucco, mi cambio e vado subito a dormire, perché sono veramente cotta. Quindi io vi mando un bacione enorme, come sempre vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io e i gattoni vi auguriamo buonanotte o buona giornata, qualsiasi momento del giorno sia quando vedete questo video.